Assessore, la città di Pesaro si prepara per l'estate, è tutto pronto anche per una stagione turistica, quindi il lungomare è sicuramente importante. Quali sono appunto le novità, le sperimentazioni che verranno proposte quest'anno? Ma direi che confermiamo la pedonalizzazione del Viale Trieste come lo scorso anno. Siamo partiti dall'acquisizione del parcheggio di Villa Marina, che in qualche modo ci dà la possibilità di far parcheggiare circa 200 auto. E questo ci ha dato la spinta per fare l'operazione di pedonalizzazione, che ovviamente con tutti i pro e i contro che ci sono in ogni situazione nel momento in cui si interviene sulla viabilità, quest'anno si è deciso di riproporla, forti del fatto anche che attraverso le risorse del recovery plan, che pensiamo e speriamo di aggiudicarci in qualche modo, l'obiettivo di questa giunta è quello di inserire la riqualificazione completa di Viale Trieste e con i prossimi progetti del recovery. Abbiamo stimato un intervento che potrà variare tra i 3 e i 4 milioni di euro oggettivamente, che dovrà essere in qualche modo sviluppato a stralci per non lavorare in estate ovviamente. E nel frattempo noi continuiamo con la pedonalizzazione, quest'anno abbiamo deciso di investire qualche risorsa in più per migliorare l'illuminazione, le sedute, le fioriere, quindi rendere la passeggiata un pochino più gradevole. Nel frattempo anche Piazza D'Annunzio, che è sul lato opposto del viale, e abbiamo deciso di sperimentare una nuova viabilità, quindi con la ciclabile che andrà diritto, daremo la possibilità ai locali di mettere i tavolini all'esterno e questa è stata una spinta che ci ha fatto pedonalizzare tutto il viale lo scorso anno, no? Perché con il discorso del Covid e con il distanziamento da rispettare comunque era necessario avere più spazi disponibili per appunto per le occupazioni di suolo pubblico e per le attività commerciali. E anche su Piazza D'Annunzio abbiamo dato l'incarico per una progettazione da portare a casa già dal prossimo anno. La linea è quella di avere un piazzale architettonicamente simile a Piazzale della Libertà, per avere qualcosa di continuativo rispetto al progetto iniziale, e questo ci auguriamo insomma che porti beneficio all'intera città. Ovviamente il sindaco sta lavorando forte sul sottopasso della statale, sull'interramento insomma della statale, e quello è uno di quegli interventi che cambia la città in maniera radicale, potrà cambiare e permetterà ai pesaresi di vivere un viale unico dal Teatro Rossini alla Palla di Pomodoro. C'è anche un intervento per via Castelfidardo, anche lì vorrete intervenire, fare qualche modifica? Ma sì, lì una modifica minima, la via era stata riqualificata già qualche anno fa e si è deciso di sperimentare una pedonalizzazione, una via strategica importante che porta il centro storico e con la possibilità di sviluppare anche all'esterno le attività commerciali che ci sono, e soprattutto una volta terminato il palazzetto dello sport diventerà una passeggiata ideale dal vecchio nuovo pala sport al centro della città.